Eccoci qua per la terza comunicazione, sempre sul sistema PSCOM naturalmente, e questa lezione è strutturata per continuare le metodologie. L'ultima nostra lezione si è conclusa con la metodologia del semaforo. Questa lezione parleremo del Memory Sequential Motion, MSM, della visualizzazione occhio della mente, del Body Making Shifts, BMS, della traslazione posture e movimenti, TPM, e del metodo espressivo analogico, nonché del vocabolario posturale dinamico. Come avete notato, la metodologia del semaforo, come tante, tutte queste metodologie, hanno come una caratteristica fondamentale, ma toccano altre funzioni esecutive molto importanti. Praticamente funzionano e si possono correlare alle varie intelligenze di Howard Gardner, cioè una metodologia sviluppa principalmente certe qualità senza tralasciare quello che è la struttura plastica del nostro cervello. Il Memory Sequential Motion è stato il primo metodo che ho iniziato a usare verso gli anni 70-80 ed è una metodologia concepita per stimolare il sistema percettivo amnestico cognitivo motorio, impegnando nello svolgimento e nel controllo simultaneo di compiti motori appresi che chiameremo progressione A e progressione B, molto importante per i meccanismi dinamici della memoria procedurale. Avrei dovuto dire non solo che quando parliamo di controllo ci riferiamo al fatto che un allievo, un individuo, una persona sta eseguendo delle attività e nello stesso tempo deve controllare le attività che stanno nel suo ambiente. In questo caso parliamo di movimenti, naturalmente. E questa è una cosa molto importante, cioè poter lavorare nello stesso tempo una parte delle nostre funzioni esecutive e impegnata non solo a ripetere correttamente i movimenti, ma deve osservare i movimenti del chi sta di fronte in maniera da poter dire come vedremo sì o no, dipendente dal fatto che l'elemento che gli sta di fronte possa eseguire i compiti motori bene o fare qualche errore. Vi faccio vedere due semplicissime progressioni motori che possono essere fatte da chiunque. Noi abbiamo scelto appositamente di strutturare questi compiti motori in maniera semplice, la cui eseguibilità ha una validità assoluta da 0 a 100 anni. Quello che è importante, come in tante nostre metodologie, è la possibilità che noi dobbiamo concretizzare di innestare dei meccanismi cognitivi importanti e una correlazione con tutte le nostre funzioni esecutive, o la maggior parte delle nostre funzioni esecutive, attraverso un semplice movimento. Qui, come vedete, il movimento è costituito, cioè la progressione A è costituito da un engramma che si avvale di un clap sulla coscia sinistra, di un clap sulla coscia destra, di un clap in avanti, di un clap in alto e di una battuta delle mani di spalle. Naturalmente questi engrammi sono numerati, il numero 1 riguarda la battuta della mano sulla coscia sinistra, il numero 2 sulla coscia destra e
il 3 in avanti, il 4 in alto e il 5 indietro. La progressione B invece è una semplice flessione verso il petto della gamba sinistra, della gamba destra, un'elevazione dell'arto sinistro, un'elevazione verso l'alto dell'arto destro e un semplice piegamento sugli arti inferiori. Anche questi movimenti naturalmente sono numerati 1, 2, 3, 4 e 5, però appartengono a quello che noi chiameremo progressione B. Per cui insegniamo due allievi sia la progressione A che la progressione B. E attraverso questo, vedete, bambino A, bambino B, noi possiamo far fare al bambino la progressione A, all'altro bambino la progressione B. Vedete, le immagini gratificano. Al solito dobbiamo ringraziare il nostro grafico Umberto Poemo che sviluppa e ha la pazienza di interessarsi di questi PowerPoint. Con l'apprendimento e l'esecuzione da parte di un allievo della progressione A, da parte dell'altro dell'allievo della progressione B, possiamo far lavorare i due bambini con la modulazione crescente. Sia A che B eseguono i compiti motori a partire dal numero 1 fino al numero 5. Oppure decrescente, che è molto importante usare questi meccanismi quando si faranno giocare i bambini con questo sistema. Oppure A crescente e B decrescente. Oppure A crescente e B decrescente. Oppure con prima e dopo. Cioè A comincia per esempio 5 prima, B comincia con 3 dopo. Il gioco in che cosa consiste? Che durante tutte queste tipologie di esecuzione, scusate, il coloro i quali svolgono il compito, durante lo svolgimento del compito devono osservare il movimento del compagno che gli sta davanti e dire sì. Se un compagno sbaglia, lui deve dire no. Però devono continuare ad eseguire i compiti cognitivo-motori fino a quando c'è lo stop da parte dell'insegnante. Il dire sì e il dire no sono delle interferenze notevoli sull'esecuzione del compito motore, soprattutto sulla parte cognitiva, perché il no crea una deviazione naturale sia sul sistema limbico sia sulla ricerca sulla memoria procedurale. Il sì invece è una forma di gratificazione. Però il dire sì è anch'esso una piccola interferenza sull'esecuzione motoria, ma in questo caso può essere, sicuramente è un'interferenza positiva. La faccenda è che quando il bambino o l'allievo sente no, e allora va a cercare subito per l'errore, nello stesso tempo i movimenti susseguenti possono subire dei cambiamenti. Io ho fatto un'altra progressione, la progressione A, che può essere fatta sui banchi della scuola, può essere fatta a casa, può essere fatta in famiglia, ma soprattutto può essere anche fatta da persone di una certa età. Vedete, il numero 1 è il sollevamento della gamba sinistra, numero 2 della gamba destra, numero 3 è la battuta contemporanea a terra di tutti e due, sollevamento di tutti e due piedi, poi una susseguente battuta a terra, mentre il numero 4 è una battuta tra i piedi e il 5 è una distensione in avanti degli arti inferiori, mentre la progressione B è una battuta sulla mano destra, una sulla mano sinistra,
battute numero 3 con la sinistra in testa insieme, un clap, chiamiamolo così, un clap in avanti il viso e un clap verso l'alto. Attraverso queste due situazioni si possono ripetere le cose che abbiamo già visto, cioè il crescente, decrescente e così via di seguito. Ce n'è un'altra molto significativa che ho voluto mettervi, che non riguarda i movimenti sequential moving, ma attraverso il sequential moving noi possiamo fare delle operazioni matematiche dicendo ai bambini devi comporre il numero 3, il numero 12, scusate, con tre compiti motori. E allora il bambino sceglierà 5, 5, 2 perché non può fare altro, manca il numero 6, per cui questa è un'attività in funzione si può dire interessante, oppure fare il 12 con quattro compiti motori. Ogni bambino cerca una sua soluzione. Questo è, abbiamo voluto chiamare matematicando, però è un impegno notevole con i movimenti che abbiamo appreso nella progressione A, nella progressione B, che si possono strutturare per dinamicizzare o rendere tra virgolette più cosciente, rendere più non saprei come dire, rendere più praticabile quello che è la logica, l'intelligenza logico-matematica. Parliamo ora di visualizzazione mentale. La comunicazione verbale è centrale nei sistemi educativi attuali, ma pensare per immagini sarebbe un notevole contributo allo sviluppo dell'individuo. La capacità di ricordare per immagini è massima nel trascorso dell'infanzia, con la memoria eidetica, e tende a diminuire con l'età, con la comparsa del linguaggio verbale. Ci sono dei diversi processi di visualizzazione mentale, la visualizzazione ad occhi aperti e la visualizzazione ad occhi chiusi. L'occhio della mente utilizza il gioco movimento come strumento per lo sviluppo delle risorse cognitive ed è molto efficace con i bambini da 5-12 anni. E non solo, perché dovreste sapere senz'altro che ci sono molte tecniche di visualizzazione mentale, sia per atleti che per molti manager, molti stessi ingegneri, tante persone compromettono la visualizzazione mentale nel loro quotidiano, ma da una parte se ne rendono conto, dall'altra io penso che questa si deve sviluppare o coltivarla con delle semplicissime strutture, in maniera tale che dal semplice al più difficile ci possiamo rendere conto di quello che può darci la visualizzazione mentale, che è una delle funzioni esecutive più potente che ha guidato l'uomo, che guiderà l'uomo in tante situazioni nell'approcciare l'ambiente, gli studi, le ricerche e quant'altro. E tra le altre cose, secondo il mio pensiero, la visualizzazione mentale è una delle grandi categorie che contribuiscono alla creatività. Ecco, come avevo detto, in molti ambiti, compreso quello sportivo, vengono utilizzate tecniche immaginative con lo scopo di anticipare mentalmente la prestazione, ma anche come controllo precompetitivo e l'ansia. La visualizzazione mentale non si deve pensare, come vedremo in seguito, solo al movimento, ma a tutto
al compartimento sensorale della specie umana. Con i bambini noi cominciamo a mostrare, sempre che i bambini conoscono le figure, la luna, la stella e il sole, e cominciamo a fargli guardare il pannello, poi nascondere il pannello oppure fare chiudere gli occhi e chiedergli, bene, far iniziare sempre ad occhi chiusi, per passare poi a una visualizzazione ad occhi aperti, di cui parleremo più avanti. Quindi, mostriamo il pannello, 10 secondi, 15 secondi, poi chiudiamo e chiediamo che cosa c'era a destra, che cosa c'era al centro, che cosa c'era a sinistra. A volte i bambini non conoscono il concetto sinistra, centro, destra, per cui non possiamo iniziare con una situazione di questo tipo o una didattica di questo tipo se non ci siamo assicurati, se non ci siamo assicurati la conoscenza dei vari passaggi che noi vogliamo far apprendere ai bambini. Un altro pannello è la possibilità di cuore, freccia e sole o stella luminosa, in maniera tale che il bambino possa approcciare con alto, in mezzo e basso. Questi concetti iniziali, che possono sembrare banali, cominciano a far identificare nelle funzioni esecutive che riguardano la visualizzazione mentale, nei neuroni a specchio, in tanti altri compartimenti della nostra mente, che inquadrare la sinistra, il centro, la destra, l'alto, basso e in mezzo. È come creare un contenitore nella quale possiamo mettere a comparazione il mondo che ci circonda. Anche questo, che cosa c'è in alto a sinistra, cosa c'è in alto a destra, cosa c'è in basso a destra, cosa c'è in basso a sinistra. Qui possiamo anche lavorare con i colori. Di che colore era l'aereo, dove si trova l'aereo, l'elicottero, la bicicletta, la macchina. Naturalmente usiamo delle situazioni che il bambino o chiunque possa conoscere. È importante la cromaticità oltre che la posizione. Il passaggio susseguente riguarda la traslazione di figure, nel senso che vedete, facciamo vedere un pannello di questo tipo, dove c'è una specie di globo con uno spago, un laccio così. E una volta che abbiamo fatto vedere questo, facciamo chiudere gli occhi al nostro allievo o ai nostri allievi, gli diciamo di mettere lo spago sotto quel globo lì e mi devono dire, ci devono dire cosa loro osservano. La risposta al 98% è un palloncino. 5% di interrogare in varie parti del mondo, perché questa sperimentazione, questa ricerca noi non abbiamo fatto solo in Italia, abbiamo fatto in diverse parti del mondo dove abbiamo potuto fare queste sperimentazioni, queste didattiche, perché non sono sperimentazioni. La sperimentazione è già stata fatta, per cui cercavamo delle conferme. Il 5%, vi dicevo, mi hanno detto un lecca lecca, un ciuffo, che i bambini comprano con le caramelle col bastoncino. Per cui noi parliamo di traslazione di figure. Io potrei dire che lo spago, tornando, scusate, tornando alla figura precedente, potrei dire che lo spago è messo sotto. Come posso metterlo sopra? Come posso mettere di lato a destra, di lato a sinistra? Sono delle richieste che facciamo con delle risposte naturalmente diverse. Lo spago in alto potrebbe essere una lampadina, un
quant'altro, e così via di seguito. La rotazione è un compito dove naturalmente bisogna avere una certa conoscenza, perché la lettera D e la lettera J. La lettera D si deve ruotare verso la sinistra di 90 gradi e la J bisogna metterla sotto. E la maggior parte delle risposte è stato il famoso ombrello, 5%, anche lì, 5, 4 e qualcosa hanno visto un fungo. Tutte queste situazioni, secondo me, sono anche divertenti da una parte per i bambini, cominciano a diventare importanti per gente di una certa età, perché noi abbiamo avuto il riscontro di persone di 40-50 anni che non possiedono la facoltà di ruotare e di traslare queste lettere o qualche altra cosa. Per cui questo è un sistema che serve anche a riattivare certe situazioni. Dobbiamo insegnare agli allievi, alle persone che attraverso la visualizzazione mentale, che ha una distribuzione grandissima nella nostra mente, nei nostri neuroni, ma non solo, ha dei collegamenti molto importanti, è un'arma molto efficiente. L'ho chiamato arma per affrontare quello che è l'ambiente, per affrontare certe situazioni, per affrontare l'anticipazione cognitivo-motore, per tante altre cose. Un altro esempio che noi facciamo vedere è un pannello, un bambino, dove ci sono disegnati dei numeri, come vedete, e poi chiediamo con che numero fareste un bastone. Quasi tutti i bambini rispondono, pensando a questo, col numero 1. Con che numero faresti un gancio? Bene, rispondono numero 2. Con che numero faresti un paio di occhiali? E alcuni bambini hanno risposto con 1 e 3, alcuni bambini solo con il 3. La maggior parte dei bambini rispondono con il 3. L'attenzione di vedere un paio di occhiali nella sua interezza, cioè con le stanghette, il 48% dei bambini ha risposto con l'1 e col 3, ha fatto un abbinamento, il numero 1 e il numero 3. Di queste situazioni noi ne abbiamo tantissime nella nostra didattica. Perché, come vi dicevo poc'anzi, è un'arma importante, scusate se la chiamo arma, però io penso sempre a quello che è arma come superamento, ciascuno di noi deve cercare di adeguarsi prima, poi superare quello che sono le difficoltà dell'ambiente. Ecco perché, come un combattimento emozionale, un combattimento mnemonico, un combattimento percettivo. E come vedete, posso chiedere, io ho tre linee disegnate in una tabella e a partire dalla prima lettera, quali lettere dell'alfabeto puoi ricostruire usando tutti questi tre segmenti? Le risposte dei bambini sono state molto interessanti. La A, la C, la D. Ora componi le lettere usando questi bastoncini. Non solo noi abbiamo fatto vedere in una tabella dove ci sono disegnati tre bastoncini, gli diamo manualmente i tre bastoncini, chiamando in causa quello che è non solo la manualità, quello che è il trasferimento di una visualizzazione mentale in una pratica, perché la mano è, come tutti sapete,
organo molto importante, è stato ed è e sarà un organo molto importante per la crescita e lo sviluppo del nostro cervello. Io ho detto e sarà. Oggi come oggi siamo fermi per via della digitazione, ma la mano è stata ed è essere considerata una delle vie attraverso il quale si sviluppa il nostro cervello da 0 a 12 anni. E allora i bambini si divertono a creare tutte queste lettere. Basta portare tre bastoni, chiedere ai bambini di portare tre bastoncini, poi costruire un momento di gioco con tutte queste situazioni. Vi faccio vedere un esempio molto bello che è stato proposto a suo tempo dal professore Massimo Asciuto, che riguarda le dinamiche basate sul movimento, sulla percezione e sulla memoria. A proposito del discorso che facevo poc'anzi, che la visualizzazione mentale non appartiene solo al movimento, ma come vedremo possiamo svilupparla in altre maniere. E sono lì che stiamo cercando di fare le nostre ricerche in questo momento. Si tratta di prendere un allievo con un braccio completamente disteso e la mano distesa, bendare gli occhi e facendo toccare il palmo della mano che lui tiene distesa così l'oggetto in varie posizioni, chiedergli che cosa è questo. So quante volte abbiamo fatto questo esperimento, le risposte non corrispondono sicuramente all'oggetto e la maggior parte dice non lo so. Nel momento in cui noi chiediamo all'individuo bendato di toccare con la mano, con le dita, l'oggetto, vedete lui è libero qua di toccare l'oggetto, l'individuo risponderà a una spina elettrica. Naturalmente, se lui conosce la spina elettrica, altrimenti non potrebbe sapere, per cui c'è un impegno mnemonico notevole in tutte queste situazioni. Una cosa importante, ecco, che volevo dirvi, partendo da questa sperimentazione, è che la visualizzazione mentale appartiene a tutti i nostri sistemi sensoriali, dall'olfatto al palato. Addirittura ci sono vi faccio sorridere con queste cose, delle cure di Magrande, dicendo mangia, immagina di mangiare un piatto di spaghetti con la salsa. Allora, masticare gli spaghetti, riportare gli odori di visualizzazione mentale. Poi è tutta un'esercitazione che riguarda sempre alcune parti della nostra mente, però ecco, possiamo riportare alla visualizzazione mentale tutte le nostre percezioni sensoriali. E questo è un gran sistema, tra virgolette, da porgere ai bambini, alle persone, soprattutto da verificare con attenzione quando si comincia a perdere la cognizione negli anziani, sarebbe opportuno fare tutta una diagnosi basata anche sulla visualizzazione mentale, sulla percezione degli oggetti o di quant'altro. Detto questo, passiamo alla riproduzione delle forme con il corpo. C'è un altro metodo, il BMS, permette agli allievi di interpretare e rappresentare delle figure sia col proprio corpo che con l'ausilio di alcuni attrezzi, tubi galleggianti e flessibili, sia con dei compiti motori prestabiliti. La metodologia BMS prevede attività individuali, in coppia, in piccoli gruppi. Inoltre, dette attività potranno essere eseguite sia a corpo libero che con l'impiego degli attrezzi sopra descritti.
anche questa metodologia salvata del Picture Book, per facilitare il dialogo tra istruttori e allievi e per permettere agli stessi di avere un aiuto per la soluzione dei problemi. Vi ho parlato di questo nelle lezioni precedenti, il Picture Book è un dischetto che noi abbiamo nel libro, il primo libro del sistema Psilocom, dove ci sono delle immagini, sono tutte immagini iconografiche di strutture che possono aiutare la didattica dell'istruttore, sia nel mostrare le immagini statiche che quelle dinamiche, perché molte maestre o molte persone non sono nelle condizioni di dimostrazione pratica di certe situazioni. Abbiamo pensato attraverso questo picture book di dare un ulteriore aiuto ai docenti. Andiamo a vedere gli aspetti funzionali della metodologia. La figura che i bambini dovranno osservare può essere disegnata su una lavagna dall'istruttore, da un modello che viene osservato contestualmente, ad esempio, come abbiamo detto, nel pannello del picture. Una volta individuata la figura da riprodurre, i bambini inizialmente la eseguono liberamente. In un secondo momento, le indicazioni dell'istruttore li aiuteranno nella strutturazione del compito motorico. Sperimentazione riguarda la riproduzione della figura. Dopo la fase di elaborazione, i bambini si confronteranno con la concreta realizzabilità della loro idea. Per esempio, costruire delle figure geometriche con degli attrezzi. Noi abbiamo dei pannelli, i bambini hanno delle attrezzature, come dicevo, dei tubi, delle cose, così devono costruire delle figure geometriche che noi mostriamo nei nostri pannelli. Anche qui c'è anche una compromissione notevole della visualizzazione mentale. Come vedete, alcune cose sono molto integrate. Non ci può non essere integrazione dei sistemi. C'è una predominanza di alcune cose, in questo caso movimento, arti inferiori o arti superiori, legate a quelle che sono le conoscenze di acquisizione precedente da parte dei bambini. Vedete, loro con questi tubi flessibili costruiscono queste immagini. Oppure solo con gli arti inferiori, vedete la lancetta dei minuti e la lancetta delle ore. Un arto col pugno chiuso fa la lancetta delle ore, la lancetta dei minuti ha l'indice verso fuori. Con queste situazioni qua noi facciamo fare ai bambini, per esempio, l'orologio che può essere fatto a terra, due elementi, il bambino nella lancetta delle ore ha le braccia lungo i fianchi, la lancetta dei minuti è fatta con le braccia in alto. Però si può fare a due bambini o con un solo bambino. Tenete conto che per i bambini lavorare con gli arti superiori e vedere l'orologio, sempre che loro conoscono bene l'orologio analogico, non quello digitale, no, perché sennò non possiamo usare queste tecniche riferendo all'orologio, per cui l'istruttore deve assicurarsi che i bambini conoscono l'orologio. Poi possiamo avere degli esercizi di gruppo, facciamo mostrare una piramide, sembra che i bambini così devono costruire una piramide. Un altro capitolo di questo metodo è la programmazione e rappresentazione di elementi geometrici con compiti motori. Cosa vuol dire questo? L'istruttore disegna su una lavagna delle linee. Io disegno questa linea. I bambini sono di fronte a me. Questa linea posso disegnarla partendo da questa direzione,
posso disegnarla partendo da questa direzione. Dopodiché gli dico ai bambini di camminare e disegnare a terra quella linea. Dovete essere coscienti che molti bambini non si accorgono da dove io ho cominciato, o ha una prevalenza lo spostamento in avanti, e non pongono l'attenzione. Ma anche delle persone abbastanza mature mi hanno fatto queste, mi hanno disegnato in maniera sbagliata la direzione della linea. Poi si correggono i bambini e si passano a altre situazioni. Anche qua bisogna essere molto attenti in come loro leggono la direzione. E questo è un gioco che loro fanno camminando, muovendosi, camminando. Lo possiamo fare saltellando, lo possiamo fare in tanti altri modi che abbiamo ricercato, che sappiamo e stiamo provando a grandi numeri. Dopodiché, cioè, il bambino deve interpretare con spostamenti, mantenendo gli occhi direzionali sempre in avanti. Questa è la fase 2 che mi dicevo già, io sono passato avanti. Lo stesso movimenti possono essere fatti con gli occhi direzionali rivolti a destra o a sinistra. Cioè, ricordate la lezione sugli occhi direzionali che io ho enunciato. Quando vi ho parlato del segnale, del simbolo degli occhi nella casacca, nella punta delle scarpe, queste linee si possono essere affrontate avendo gli occhi direzionali in avanti, a destra, a sinistra e quant'altro. La stessa cosa riguarda le figure geometriche, vedete un triangolo, io devo correre e interpretare con compiti motori per sapere la corsa, per esempio. Allora io devo fare dei triangoli correndo e io li disegno alla lavagna, anche lì guardare la direzione per vedere qual è il vettore che ha nella mente il bambino. E poi ci sono le traslazioni, posture e movimenti. Questa è una situazione molto importante. Bisogna insegnare ai bambini il decubito supino, il decubito laterale sinistro, il decubito prono e il decubito laterale a destra. Possiamo dire pancia in alto, fianco sinistro, fianco destro, pancia a terra e così via di seguito. Però sono tutte delle situazioni che il bambino deve apprendere e bene, è un bagaglio che può permettere al bambino di apprendere altre cose. Senza questa cultura lui non può procedere bene nelle didattiche successive. L'applicazione di questo metodo è semplicissima. L'istruttore disegna o svolge alla parete un movimento, vedete? I bambini osservano questo movimento. Questo movimento è l'istruttore messo con la fronte completamente alla parete. Dopodiché il bambino esegue il compito motorio proposto dall'insegnante e l'altro bambino osserva e dice sì. Cioè il bambino che esegue ha la certezza di aver fatto bene, il bambino che guarda, osserva ha la visualizzazione mentale del compito motorio che corrisponde alla giusta esecuzione. Dopodiché l'istruttore invita il bambino che ha lavorato nella parete a eseguire il compito motorio su un altro piano, in questa situazione qua in decubito prono. Non è facile, e addirittura alcune delle esercitazioni, dei compiti motori proposti, non si possono realizzare in tutte
le quattro posizioni, cioè decubito supino, decubito prono, decubito laterale a destra, decubito laterale a sinistra. E abbiamo visto nel tempo la difficoltà o l'impegno gli allievi per cercare di realizzare. Noi nel nostro sistema abbiamo dato inizialmente 10 esercitazioni, 10 compiti cognitivo-motori che sono di facile realizzazione e che si possono realizzare da tutte e quattro le posizioni che qui abbiamo accennato. Questo metodo incoraggia fortemente l'utilizzo e lo sviluppo della modalità comunicativa analogica, che produce una... Non ho detto il titolo di questa nuova metodologia, scusatemi. Stiamo parlando ora del metodo espressivo analogico. È un metodo che sviluppa, come dicevamo, incoraggia fortemente l'utilizzo e lo sviluppo della modalità comunicativa analogica, perché produce un cambiamento neurale in quanto va a stimolare le dimensioni sottocorticali ipotalamiche del sentire e dell'immaginare, certamente quella che maggiormente coinvolge le componenti emozionali e motivazionali. Vedete, riguarda in gran parte l'emisfero destro, sognare, il ritmo, visualizzare, la gravità, esplorare, immaginazione. È una cosa di cui abbiamo parlato anche prima, abbiamo accennato, no? La ricchezza della possibilità di compromettere per ciascun metodo vari reparti della nostra mente, ma soprattutto un continuo interscambio tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, tra l'ippocampo e il cervelletto, i vari reparti, è risultata nel tempo una delle carte più significative di questo sistema. Per cui dal punto di vista metodologico le proposte devono essere strettamente correlate alle possibilità e alle conoscenze degli allievi. Il metodo, diciamo, si basa sulla conoscenza che l'allievo ha acquisito nel mondo, elementi della natura, oggetti in uso comune o comunque noti, nonché del suo vissuto motore, sull'esperienza di motricità ambientale che ha maturato. L'allievo viene chiamato dall'istruttore a interpretare, rappresentare dapprima staticamente e poi dinamicamente elementi che appartengono sia al mondo reale, a lui noto, che a quello immaginario. A questo punto è nel tempo nato non un problema, ma è nata un'ulteriore necessità, è quella di creare un vocabolario espressivo analogico. Vocabolario che per molti istruttori, che io ritengo artigiani di analogie, in questo caso, devono avere delle competenze tali sia della conoscenza della motricità, sia dell'analogia che si vuole far fare, ma soprattutto di trovare quelle analogie che possono aiutare inizialmente nello sviluppo degli schemi corporei principali generali, dopodiché a soluzioni che possono migliorare le competenze motorie e cognitive generali del bambino. Per cui per noi in questo metodo, il metodo espressivo analogico, stiamo cercando di realizzare un vocabolario espressivo analogico. Nello stesso tempo chiediamo all'istruttore di essere un artigiano di analogie, perché lui stesso può crearne ad hoc a secondo le sue necessità, ma soprattutto secondo le necessità dei propri allievi. E veniamo alla pratica, no? Se volesse fare eseguire il seguente compito motore, allargare le braccia e muovere simultaneamente in alto e in basso, come in questa figura qua, l'istruttore potrà dire: conoscete un gabbiano? L'avete mai visto? Assumete la posizione del gabbiano in volo. È un'analogia indotta, allora i bambini cominciano
muovere le braccia in questa maniera qua. Adesso il gabbiano vola veloce, allora vedremo che qualche bambino intende bene questo e comincia a muovere le ali più velocemente, altri troveranno delle altre soluzioni. Ora il gabbiano vola a destra, vediamo l'interpretazione dei bambini. Il gabbiano si posa al suolo, e lo vediamo come i bambini reagiscono, perché dovrebbero mettersi a terra accucciati con le gambe piegate. Adesso il gabbiano rimane su una zampa, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, da una semplice analogia noi possiamo fare delle richieste di un certo tipo. Allora, sono due ali che lui muove, per esempio. Velocemente lui muove così. Allora, una più veloce, l'altra più lenta. Sono tutte richieste che i bambini possono assolvere attraverso un gioco analogico, che poi l'importante è stimolare la curiosità, e la curiosità è lo zucchero del cervello per tutti noi. Un reparto meraviglioso, poter far leva sulla curiosità. Ma attraverso un semplice movimento noi possiamo, come dicevamo prima, renderci conto di quello che possiamo fare. Vedete, noi abbiamo messo qui in linea il barattolo, facendolo seguire da un engramma motore. Noi lavoriamo con elementi naturali, il barattolo, il gallo, il trampoliere, l'elica. Cercate di fare un'elica, il tergicristallo, la forbice, l'albero, tante altre cose. Questo è un esempio del nostro vocabolario espressivo analogico. E poi in basso c'è un'altra situazione che io ritengo fondamentale. Una volta che noi abbiamo preso confidenza, che i bambini hanno preso confidenza con queste situazioni, noi gli possiamo dire di creare delle favole a gruppo, creare delle favole con il metodo espressivo analogico. Ero in un bosco, allora un bambino deve fare l'albero, no? Cioè, capite perfettamente di quello che sto parlando. Cioè, loro devono crearsi una piccola favola e nello stesso tempo crearsi la motricità che corrisponde all'analogia che vogliono inserire nella favola. In basso invece c'è un'altra situazione che noi abbiamo chiamato unità educativa modulare, ed è quella che riguarda per esempio il granchio, il coccodrillo e il canguro. Il granchio, vedete, i bambini lo interpretano in una certa maniera, il coccodrillo strisciando a terra, muovendosi con le gambe e con le braccia, il canguro saltellando. Una volta che hanno appreso queste tre analogie che sanno seguire dal punto di vista motorio, noi leghiamo, come facciamo o abbiamo fatto in altri metodi, queste tre apprendimenti a una situazione di linguaggio numerico. Vedete, il granchio è 1, il coccodrillo è 2, il canguro è 3, e insieme anche mettiamo anche un valore cromatico, rosso, giallo e verde. Noi possiamo fare algoritmi di 3 numeri, di 4 numeri, di 4 colori, quello che voglio, in maniera tale che una volta che i bambini hanno appreso queste situazioni, noi non parliamo più col granchio, parliamo con il numero, parliamo con le. Dobbiamo fare 1 più 1, possiamo fare delle piccole operazioni matematiche, allora devo pensare 1 più 1, 2, 2 corrisponde al coccodrillo. Ma queste sono delle tecniche che noi facciamo spesso per aumentare quelli che sono i collegamenti neurali tra le varie parti di logico-matematica, di
problem solving e quant'altro, perché diventa una situazione determinante poter lavorare con termini diversi, sempre con lo stesso input, perché una delle caratteristiche, spero sia molto, stato molto chiaro per voi, è quello di avere un input, un engramma motorio, e questo attraverso dei meccanismi che possono avere, che sono i linguaggi numerici, la logico-matematica, il problem solving e quant'altro, farli viaggiare nella mente dell'individuo. L'ultima comunicazione riguarda quello che è il vocabolario espressivo analogico. Questo è l'ultimo metodo, però non è l'ultimo, rappresenta un lungo lavoro che riguarda almeno 40 anni di soluzione, dove si cercava di creare un'alfabetizzazione attraverso la quale l'elemento, soprattutto i bambini o chiunque, potesse approcciare i movimenti al corpo libero, i movimenti più importanti che riguardano sia lo schema corporeo che alcune parti generali, in maniera divertente e giocosa. Per cui, vedete, qui vi mostro, negli anni Ottanta abbiamo fatto dei tentativi con l'alfabeto del movimento che era in tre volumi, anzi quattro, perché c'era anche una parte che oggi come oggi è diventata il quaderno motorio, ma già negli anni Ottanta si parlava di queste possibilità didattiche da dare ai bambini. Per cui dall'80 con questi due sistemi abbiamo lavorato fino nel 1900, nel 2010, quando cominciai ad usare un piccolo alfabeto che poi è stato pubblicato in un volume del Mirivolle, ma che è diventato l'alfabeto, l'algoritmo del movimento, che è appunto il vocabolario posturale dinamico. Questo vocabolario posturale dinamico è costituito da 78 movimenti che riguardano le lettere dell'alfabeto inglese. Vedete, la A è costruita con tre movimenti. A1 è corsa sul posto, la 2 è lo spostamento antero-posteriore e la 3 è lo spostamento laterale. E così per ogni lettera, B1, B2, B3 e quant'altro possiamo contenere come sviluppo di schemi motori di base, come dicevo poc'anzi, e anche situazioni generali di movimento interessanti per la strutturazione di uno schema corporeo adeguato da una parte, ma anche che contenesse molti elementi della relazione equifunzionale. Come vedrete, i movimenti hanno una sistematicità a 1, 2, 3. Il primo riguarda l'emisoma sinistro, in gran parte, il secondo riguarda l'emisoma dell'intervento dell'emisoma destro, e il 3 è una situazione che riguarda ambedue gli arti inferiori, se facciamo riferimento. Vedete, B1 è riferito all'arto sinistro, B2 è riferito all'arto destro, B3 è riferito a tutte e due, al movimento simultaneo di tutti e due gli arti inferiori. Questa è una cosa importante perché, come spesso ho detto, la lateralizzazione funzionale, cioè il poter lavorare con i due emicorpi, poter esprimersi con tutte e due le parti del corpo, non è dannoso per la dominanza, anzi, riguarda un arricchimento di quelli che possono essere gli interscambi, come dicevo prima, sia il funzionamento sia dei neuroni a specchio che di tante altre strutture che sono determinanti nella strutturazione dello schema corporeo dell'immagine di sé.
soprattutto delle attenzioni e quant'altro. Attraverso tutte queste lettere noi abbiamo creato dei giochi semplicissimi. Come vedete, in questo caso, il primo gioco, al solito noi usiamo il gruppo didattico SEL, dove c'è un esecutore, come vedete, un segnalatore, scusate, dice A1, un esecutore e il lettore che deve convalidare la situazione. Il secondo gioco è la lettera A, e allora l'esecutore deve svolgere tutti e tre i movimenti contenuti nella lettera A. Un altro gioco è quello in cui si chiamano diverse situazioni, A, B, C, a seconda delle conoscenze dell'alfabeto che ha raggiunto gli allievi. Il quarto gioco è con segnaletica, invece di usare l'analizzatore, verbale, scusate, si usa l'analizzatore ottico, in maniera tale che i due reparti più importanti, l'ottico e l'acustico, vengono considerati nella stessa maniera. Altra situazione che abbiamo strutturato e nella quale posso senz'altro dire che abbiamo ottenuto risultati interessanti riguarda la scrittura attraverso il movimento. Cioè, noi diciamo ai bambini di scrivere, per esempio, un oggetto, non so, automobile. Allora, un gruppo di bambini, uno deve fare la A. Possiamo dire che noi possiamo scrivere automobile con la prima lettera, con A1, con U1 e via di seguito, oppure con la seconda lettera, oppure con la terza lettera. Diventa un gioco molto interessante. In una scuola di Roma, in una scuola di Montessori, che sono qua, i bambini scrivono delle cose meravigliose, come per esempio Betty ha preparato il caffè. Oppure possiamo la frutta sempre con lo stesso sistema, oppure inventarsi delle storie tra di loro, ma invece di parlare devono muoversi praticamente. Tutti questi passaggi, naturalmente, voi mi insegnate che sono creano una dinamicità attraverso il movimento, ma soprattutto creano una dinamicità non tanto di tipo motorio quanto di tipo cognitivo motorio. E questo è lo scopo fondamentale delle metodologie psico, cioè aiutare ad apprendere, aiutare i bambini a decidere da soli, aiutare le competenze cognitive a svilupparsi, a creare le basi per le competenze cognitive per poter essere integrate con altri apprendimenti. Per quanto riguarda il vocabolario posturale dinamico, lo riprenderò con uno dei nostri collaboratori che si interessano di problematiche informatiche, l'ingegnere Raffaele Mineo, perché con vocabolario posturale dinamico e con altre situazioni abbiamo dato anche dei valori e dei programmi informatici sempre per sostenere e aiutare quelle che sono le nostre didattiche e le nostre metodologie. Grazie per la vostra attenzione.